nel comune di Sala Consilina. Il primo premio va al gruppo, cui capogruppo è Francesco Di Verniere. Presenti in sala. Diventa sempre più concreto il nuovo campus scolastico di Sala Consilina. Un nuovo importantissimo step si è svolto a Roma presso la sala comunicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dove in diretta streaming sono stati ufficializzati i 51 progetti vincitori del bando internazionale Scuole Innovative. Si conclude quindi il concorso di idee per la costruzione di scuole sostenibili all'avanguardia a misura di studente, realizzato grazie a un finanziamento di 350 milioni di euro previsto dalla legge 107 del 2015, la Buona Scuola. In pole position c'è proprio Sala Consilina, destinataria di un finanziamento di 13 milioni e 500 mila euro che potrebbero rappresentare una svolta epocale per il comune capofila valdianese, avviato nei prossimi anni ad assumere il ruolo di moderna e attrattiva cittadella scolastica. Per la realizzazione del campus di Sala Consilina il progetto vincitore è risultato quello del gruppo guidato dall'architetto Francesco Di Verniere e che vede come progettisti Tiziano Tozzi e Rosa Vassalli. Al secondo posto il gruppo guidato da Carlo Vece e al terzo posto il gruppo guidato da Luigi Centola. Le tre proposte vincitrici saranno premiate dopo la pubblicazione del decreto con la classifica definitiva, rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro, ed in seguito la palla passerà al comune salese che dovrà curare le fasi successive della progettazione, che potrà essere affidata anche ai vincitori del concorso. Un iter burocratico comprensibilmente complesso, ma che sta per arrivare in porto e che fin dall'inizio, 2 anni fa, è stato seguito passo per passo dall'assessore alla scuola Mimma Ferrari. Il prossimo step è previsto il 22 novembre a Roma, quando verrà inaugurata la mostra ufficiale dei progetti. Il progetto del campus scolastico di Sala Consilina prevede il collegamento tra i 4 istituti superiori cittadini, il liceo classico Cicerone, l'istituto tecnico industriale Gatta, l'istituto tecnico per geometri De Petrinis e l'istituto tecnico per l'agricoltura. Sono previste tra le altre cose l'abbattimento e la costruzione ex novo della struttura che ospita l'ITIS Gatta, insieme alla realizzazione di nuove infrastrutture. Tra le opere da realizzare ci sono anche un auditorium ed una piscina.